sci, porterò con me tutta la mia allegria. Oggi resterò con te, che dici di andar via? Tutti benvenuti a questa nuova puntata di Scendo alla Prossima, come sempre insieme a Laura Mannino. Buonasera, Laura. Buonasera a tutti, ciao Ernesto. Allora, devo dire che sta avendo veramente un buon successo questa allegria che arriva da questa piazza, ma ovviamente non siamo soli, perché questa allegria, questa energia arriva grazie a Maurizio Gagliardo, Radio One. Buonasera Maurizio. Grazie, buonasera, ciao a tutti. Ciao, come state? Tutto bene? Tutto bene, Maurizio. Volete che io faccia anche un altro rito apotropaico? Perché stasera ho trovato la compagnia, quel famoso mostro che avete visto la scorsa settimana. Lo vogliamo vedere un subito? Altro mostro. Siete curiosi? Curiosissimi. E donna, chi è donna dei due? Ovviamente lei, ma sono curioso anch'io, vai. Va bene, vediamo cosa esce fuori. Intanto dalla... conosciamo questo qua, insomma, aiutatemi con la telecamera. Eccomi là, questa lo conosciamo, no? È un veterano, bravo Beppe, è un veterano. Vedo che tu ne te stasera ho portato anche la compagnia. La compagna di viaggio. Ma più che compagna. Sembra il nonno più che altro. No, questa è la compagna, non si vede perché c'ha. Non ti preoccupare, poi te lo spiego, tranquillo. Aspetta, no, che se lo dici tu. Fate rito. Olè, via una braciola che sta riscaldiamo. Va bene. Ok, vai. Zumba, bra. Questo è il rito di questa sera. Porta bene. Questa sera ce l'hai fatto ascoltare il rito. Zumba, uè. Mi scusiamo, okay. Adesso io vorrei presentare il nostro bellissimo speaker radiofonico. Radio Palermo Centrale. Ciao ragazzi, buonasera a tutti, benvenuti. Allora, invece da questa parte Vassili Sortino in edicola. Buonasera Vassili. Buonasera Ernesto, buonasera alla tua dolce compagnia. Beh, cosa è successo? Un sacco di roba questa settimana, notizie a buttare. Che poi ne parleremo. Sintetizza subito qualcosina. Oh, ci sono state le elezioni, hai detto niente. E quindi questa Italia? E questa Italia è ingovernabile. È ingovernabile. Ne parliamo subito. Vincenzo Parisi col suo blog. Buonasera a tutti. Ci parlerà ovviamente di moda e quant'altro, fra un poco lo scopriremo. Allora, Laura, visto che già Vassili aveva già dato un primo accenno di quello di cui parleremo proprio all'inizio della puntata, ricordando che c'è un quiz al quale parteciperanno tre concorrenti, ma ci arriveremo fra un poco, vorremmo subito a bruciapelo chiedere ai nostri amici, visto quello che è successo, in prospettiva di ciò che è successo, cioè la politica, le dimissioni del Papa e quindi il nuovo Papa, se doveste pensare l'Italia come un film, che film sarebbe l'Italia in questo momento storico? Lo chiede a me? Lo chiede a lei. Allora, io senza offesa per Benigni e Troisi, non ci resta che piangere. Penso che sia in effetti forse un film che racchiude l'idea. Invece Beppe, se dovessi pura dire... coincidenza, c'è qualcuno che ha a che fare con il titolo tuo. Le vie del Signore sono finite. Grande Massimo Troisi. Rende l'idea. Allora, abbiamo trovato due film. Già due fan di Troisi sicuramente. Che il grande Troisi ispira, insomma, a quelli che sono i tempi moderni, insomma. Vassili, se fosse un film l'Italia. Io è uscito Scorsese, che è pur sempre italo-americano, e dico Casino, però senza l'accento sulla O. Casino. Vincenzo, se fosse un film questa Italia. Beh, un film sicuramente dal titolo poco gradevole. Mi alzerei al primo tempo. Addirittura al primo tempo. Ci alzeremo a tutti. Alzeresti. Suggerisco, visto che lui si occupa di moda, sotto il vestito niente. Questa è bellina. Però attenzione, Laura, vedo delle immagini. Sì, aspetta, le vedo. Dovrebbe essere colui che l'altra volta ha sbancato l'audience, perché abbiamo guardato la curva dell'audience e abbiamo capito che in quel momento preciso, mentre c'era lui in onda, abbiamo raggiunto un picco assoluto di ascoltatori. Mi parla del critico d'arte. Del critico d'arte che dovrebbe essere. Però lo vedo di spalle. Voglio parlare. Scusi, critico. Che sta facendo? Scusi. No, niente. Come niente? No, ma scusi. Intanto non lo niente. Vediamo il ma, critico. No, ho capito. È collegato a internet. Sì. Ma, scusi.
non era previsto il collegamento così subito alla prima uscita. Non però era dico, previsto. Non è, ma lei che sta facendo? No, non era previsto proprio. Ma intanto, non era previsto. Scusi, Pedro, cosa fa? È chinato. Che cosa fa che è chinato? Perché ci dà le spalle? È perché sto dipingendo di china. Di china. Ah, è un essendo fallo, chinato è china. Cioè, quello della china, tela su olio. Vabbè, sì. Senta, ma lei di solito fa il critico, ma li abbiamo visto un attimino con la penna in mano. Cosa sta pensando? Prende appunti o cosa? Perché no, l'ho visto scarabocchiare, ho visto qualcosina. No, l'ambasciatore non porta penna. Ah, ok. È una cosa mia. Se... va bene, va bene. Allora, sì, mi dica. Non possiamo allargare un attimino l'immagine? Perché non possiamo allargare l'immagine. No, è una cosa intima. C'è la bambina là che sta piangendo e non mi sembra carino che fate vedere la bambina che piange. No, 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 c'è un foglio d'arte sul tavolo. Sì, c'è un foglio sul tavolo. Dove? No, va se, bene, se, va allarghiamo bene un attimino l'immagine per capire se appunto vediamo un attimino no, quello no, che stava facendo bene, il nostro critico d'arte. No, vediamo no, un po'. No, ma, noi, ma non è possibile, ma ecco, non è possibile, ma non è possibile. Da, non è possibile. Sarà scegliendo le opere da proporre al pubblico. Bravo, questo ragazzo è troppo bravo. Facciamo una cosa, rientriamo in studio. Rientriamo in studio. Rientriamo in studio, che non era il momento, non era il momento del collegamento. No. Ci scusi, critico, allora, ovviamente noi l'aspettiamo. Se ne fa possibile. Posso dire una cosa al critico? Chiedo venia. Va bene. Sì, puoi chiedere quello che vuoi. Va bene. E lui te lo allora fa, lui te lo fa. Dopo, guarda, ovviamente, in giacca e cravatta, perché lei fa il critico. Va bene, l'eleganza va prima poi, di tutto, giusto. Prima magari poi ci spiega magari cosa stiamo facendo, va bene? Ci ritroviamo. Va bene, ci vediamo dopo. Ovviamente, non abbiamo. Abbiamo lasciato per ultimi i nostri amici che sono presenti in piazza, proprio perché presentandoli vogliamo anche sentire la loro musica. Abbiamo Salvo Cacioppo e Ilenia Ilarda. Ciao Ilenia. Ciao. Ciao Salvo. Buonasera, ragazzi. Sentiamo subito qualcosa, dai. Sola me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. Ogni viso guardo e non sei tu, ogni voce ascolto e non sei tu. Dove sei perduto, amore? Ti rivedrò, ti troverò, ti seguirò. Io tento invano di dimenticare, il primo amore non si può scordare. È scritto un nome solo in fondo al cuore. Ti ho conosciuto ed ora so che sei l'amor, il vero amor, il grande amor. Sola me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. Quanto sono bravi! Grazie. Quanto sono bravi questi giovani ragazzi che sono venuti anche qui. Ogni puntata, come vedi, ci sono dei musicisti nuovi. Ah, questi giovani d'oggi, Ecco, buonasera. Buonasera. Sì, ma chi è? Una televisione questa. Ad un momento io saluto mia mamma. Ciao mamma. Abraham, mia madre guarda televisione italiana. Sì. Ci piace tanto televisione. Sì, sì, è sì, una ma bella terapia mia madre. Ah, terapia. Oh, che bella. Piano piano. A me, mia madre ha una terapia, sì. Ah, terapia. Guarda televisione, siccome è una poco estetica. Sì. Quando guarda TV italiana mia madre va del corpo regolare. Ah, e cosa guarda sua madre, ad esempio? No, mia madre guarda Scendo la prossima. Ah, no, la Marcucci. No, guarda, che grande fratello. Ah, sì, bellissima Italia, bella. Se sì, vuole sì comprare scendino per piacere, no, dai, guarda, un euro per favore. Cielo, io c'è una cosa che tu dare a tua moglie, guarda. Così quando lei cerca, trova subito. Guarda, questa tua. Ah. Regala tua moglie. Facciamola vedere che cos'è. Bellissima Italia. Io ho visto una. Perché sei in Italia? Scusami, innanzitutto come ti chiami? A Mustafa. Mustafa. Ah, lui fa il sano mio. Piacere a come sta.
no. Di dove? Di Casablanca tu? Di dove? Provincia, provincia. Uguale noi. No, no, anzi, forse il tuo sapone funziona perché sei più chiaro di me, guarda. Che sì, sapone questo, sì, è odore o no, no. Come colore, guarda, io sono più scuro. È molto più scuro, io infatti. Passo la saponetta. Allora, sì, è stato sotto riflettore, sì. Bellissima Italia, ho visto tante monumenti io qua a Palermo. Che monumenti? Ma perché sei venuto in Italia? Dico? Per lavoro. Ah, per lavoro. Sì, ero arrivato io tanto 15 anni fa con Gommona, sì. Ah. Io ho visto tante monumenti a Palermo, bellissimi monumenti di Palermo, sì. Sì, che... Tutti firmati da stesso artista, sì. Lui firma sotto con una sigla, S-U-C-A. No. Come si chiama questa? No, sì. No, bravissimo, sei qui. Una... sei carina. A me piace tanto anche musica italiana, bella, ah, come sì, te, che questa cantante. Che musica ascolti, sì, tu? Noi quando partita di Marocco con Gommone, ah, un sì, tempo fa, sì, quando è partito tutti assieme, noi cantava canzone di Eros Ramazzotti, sì. Ramazzotti. Ramazzotti, sì. Sì, sì. Una terra promessa, una terra promessa, e noi girare con Gommone. Dopo 3 giorni di navigazione, noi un poco stanchi, eh? E noi cantava tutti finché la barca va, lasciala andare. E poi quando passate 7 giorni di navigazione, non arrivate. Ormai non disperate, noi tutti quanti cantava tutti assieme, uno su 1000 ce la fa. Va bene, io direi... saluto a tutti quanti, grazie Mustafa, di aver ospitato. Mustafa, scusami. Mustafa con l'accento. Sì, tu fai come vuole, vabbè, non c'è problema. Ma tu rimarrai in piazza oppure prendi il prossimo treno e vai via? No, noi... io rimango qua in piazza, fa uno giro. C'ho 14 figli, io 18 mogli. Ah, no, ne, ne hai da vendere. C'è in da piazza, lavorare, da sì, vendere. Grazie, c'è da lavorare. Guarda, se vuoi puoi anche un pochettino arricchire la bancarella di Maurizio. Se perché tu vuole comprare, devo dire qualcosa, che esce sempre con le solite cose. Guarda sempre ventola che guarda, ah, guarda, l'ho già comprato dai tuoi amici. Tu vuole comprare qualcosa? È arrivata la concorrenza, fa fumare uno poco, tu vuole. Uno poco da tiro buono. Bellissimo. Ah, guarda che roba buona questa. Roba, dopo ci vediamo dietro. Va bene, va amico, bene. Io saluto a tutti. Fumato saluto tutti a televisione italiana. Grazie del tuo invito. Grazie amico, grazie a tutti. Un altro passo. Scendo la prossima continua, la cambio di canale, rimane tra un poco. Chissà, magari la trovo così, sensibile, ambiziosa e socievole e che mi sappia ascoltare. Cerchi la persona giusta per te? Non tuffarti in chat improvvisate. Affidati all'esperienza di Meeting, l'agenzia per single, affidabile e professionale. Meeting, agenzia per single, a Palermo, in via Marchese Ugo 56, info 091 30 55 34. O cerca Meeting Palermo su internet. Valuta gratuitamente i profili Meeting. Se invii un SMS al 329 30 59 526 con il tuo nome, sesso ed età, riceverai subito 3 profili selezionati per te. Meeting, la storia che aspettavi è proprio a 2 passi da casa tua. Ristorante Pizzeria Mestolo Magico. Vieni a gustare i piatti della nostra cucina. Menù fissi di pesce e non solo. Servizio catering per banchetti e cerimonie. Ogni giorno il giro pizza. Prenota la tua cena al Mestolo Magico e per i tuoi bambini la Magic House. Un baby parking con giochi gonfiabili per divertirsi e festeggiare i loro compleanni. A pochi passi dalla città in via nazionale 102-104, a Portella di Mare, Mestolo Magico e Magic House. Peli superflui? Oggi puoi davvero dire basta con il metodo Waterlight, la fotoepilazione a luce pulsata. Un metodo sicuro, indolore, rapido, economico e definitivo. Ti aspettiamo per farti provare gratuitamente l'efficacia del trattamento al centro Vanity Club. Puoi dire basta una volta per tutte al problema dei peli superflui. Vanity Club, Bagheria, via Lobue 24, telefono 091 90 55 03. Tutta la mia allegria. E appunto a questa seconda parte, la parte più infuocata, perché inizia il gioco dei 3 concorrenti. Li presentiamo subito, come sempre un tabellone a 6. Primo concorrente di questa sera, Stefania Piazza. Ciao Stefania.
tutti, sono Stefania Piazza, ho 23 anni e sono laureata in scienze della formazione. Giovanissima, lavori già? Sì. Cioè fai già qualcosina? No, sto conseguendo la specialistica in scienze della formazione continua, quindi continuo a studiare. Ok, ma... per il momento. Esatto. Cioè quella di studiare. Speriamo di no. E cosa ti piacerebbe fare? Ecco, quali sono le tue aspirazioni? Educatrice. Sì, sì. Va bene. Allora, invece abbiamo il secondo concorrente, un maschietto, l'unico in mezzo a due fanciulle. Si chiama Giuseppe, giusto? Sì, buonasera a tutti, sono Giuseppe Militello, ho 20 anni e nella vita sono un ufficiale della Marina Mercantile. Oh, già ufficiale a 20 anni. Io mi metto già sugli attenti, non si sa mai, magari da uno. È sotto coperta o sopra coperta? Coperta. Vabbè. È normale. Vabbè. A volte. Terzo concorrente di questa sera, Chiara Costaiola. Buonasera, sì. Chiara. Salve a tutti, sono Chiara Costaiola, ho 23 anni e sono studentessa in medicina e chirurgia. Ah, perfetto, abbiamo allora due, una laureanda, una laureata e un marinaio, insomma, giusto? Sì, diplomato, sì. Diplomato. Allora, Chiara, la tua aspirazione? Ovviamente laurearti. Da laurearmi e poi la specialistica in ginecologia ostetrice. Ok, perfetto. Allora, vi auguro ovviamente di passare una buona trasmissione insieme a noi in allegria, quindi non state tesi perché il gioco ovviamente che vi proporremo sarà un gioco divertente e sarà anche un motivo per poter chiacchierare con le persone che saranno qui in piazza con noi. Perché questa sera, come dicevo prima, ci sono delle caselle, 6 caselle, con in ognuna di esse ovviamente abbiamo queste cose qui. Abbiamo 4 marzo 1943, abbiamo la casella del blog, abbiamo la casella del giallo, abbiamo la casella della magia, della politica e della sfida. Ad ogni chiamata vostra ovviamente ci sarà una domanda che noi ovviamente vi faremo, o le persone che risiederanno nelle postazioni vi faranno. Dovrete anche scegliere 3 buste, dentro quali buste c'è un punteggio. Questo punteggio andrà a voi solo se ovviamente risponderete in maniera esatta. E io direi subito di dire a Stefania di scegliere la prima busta. La prima casella. Io opterei per 4 marzo del 43. Allora, 4 marzo 1943, non so se già ti è familiare questa casella, perché sì. Ovviamente parliamo di cosa, Beppe? Del grande Duccio Dalla. Diciamo che tutta la parte musicale di questa puntata è dedicata al grande Lucio. Lunedì 4 marzo si è festeggiato, quindi si è celebrato, quindi il primo anniversario della sua morte, un concerto fantastico in Piazza Maggiore, e abbiamo deciso insieme di puntare su questo grande personaggio. Di poterlo ricordare e attraverso il quiz, ma poi faremo anche... Avrebbe fatto 70 anni, 70, giusto? 70, sì, anni. Allora, facciamo scegliere prima le 3 buste, poi arriva la domanda. E Stefania, le 3 buste? Sì. Sono fucsia, verde e blu. Blu. Blu, prendiamo subito il punteggio, caro allora, Beppe. Stefania, se rispondi esattamente, metti in archivio tuo personale 16 punti. 16 punti. Allora, okay. Cara Stefania, però prima che arrivi la domanda, Beppe ha preparato una rubrica proprio una copertina. Una copertina su Lucio Dalla, vediamolo un attimino. La grandezza di Lucio Dalla si misurava con la genialità con cui riusciva a passare da un genere all'altro e da un argomento all'altro con facilità estrema. Nel suo repertorio convivevano l'ironia e il gioco di Attenti al lupo, canzone scritta da Ron ma presa al volo da Lucio, convinto più dell'autore a farne un successone da classifica. C'è una casetta piccola così, con tante finestrelle colorate. Ma c'era spazio anche per la passione pura, con Caruso. L'immedesimazione degli ultimi giorni di vita del famoso tenore gli vale una canzone che insieme a Volare di Modugno è la più eseguita nel mondo da sempre. Canzone scritta nell'estate del 1986 sulla sua barca in sosta proprio davanti al Golfo di Sorrento, citato nel pezzo. Dopo che aveva pianto, poi si schierisse la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai.
insieme alla profondità di Enna, una delle sue canzoni più importanti sul tema della guerra, pezzo dalla struttura insolita che Lucio compose durante un'operazione di bombardamento in una delle troppe guerre a noi vicine. Il video della canzone, quasi come un karaoke, faceva scorrere su fondo nero solo il testo per privilegiare il messaggio che per Dalla era fondamentale. Con grande tranquillità, così sta a me che devo parlare. Eccoci qui e quindi Beppe, arriva a questo punto la domanda, dopo aver ascoltato questa presentazione su Lucio Dalla. Vai con la domanda. Allora, come già detto, lunedì 4 marzo si è celebrato quindi il grande talento di Lucio Dalla, un mega concerto a Bologna in Piazza Maggiore, quella che molti vorrebbero si chiamasse Piazza Grande in suo onore. Vediamo poi se ci riusciranno, insomma, riesce a cambiare nome, è un po' difficile. E quindi abbiamo tutti seguito anche in TV l'evento e c'erano tantissimi nomi, tanti artisti, sì, che hanno reso omaggio, hanno ricantato le canzoni, che poi è anche molto difficile ricantare Lucio Dalla, e lo abbiamo notato. Posso dire che alcuni artisti secondo me non hanno fatto proprio un buon lavoro, altri insomma devo dire che sono riusciti a sentire il disperato erotico stomp cantato da Gigi D'Alessio, è stata insomma una bella botta. Vabbè, esatto, non era molto per carità, dico, pezzo. Gigi D'Alessio sicuramente ha i suoi fan, dico, ha sicuramente il suo numeroso vasto pubblico sì, però poi era in effetti vero amico di Lucio Dalla, questo c'è da dire questa cosa, perché lì erano presenti davvero tutti gli amici reali di Lucio Dalla. Poi qui si per gusti anche tuoi non è stato sì, per sì. gusti tuoi non è stata una buona interpretazione. No, diciamo che c'erano delle incoerenze, però lo spettacolo era molto fedele a quello che era il carattere di Lucio Dalla. Amava ogni genere musicale e qualsiasi espressione, anche un po' il trash che lui apprezzava comunque molto. Domanda, Stefania. Allora, tra i tanti artisti che erano presenti al concerto per rendere omaggio a Lucio Dalla, mancava qualcuno ovviamente, per motivi anche abbastanza giustificati. Tra questi tre nomi ce n'è uno appunto che non era sul palco, quindi io ti do tre nomi, mi devi dire quello che non è andato a cantare in onore di Lucio Dalla quella sera. Fiorella Mannoia, Francesco De Gregori e Zucchero Fornaciari. Chi fra questi tre, pur essendo amico di Lucio Dalla, non era presente? Allora, lo ripetiamo, Stefano, sì, velocemente. Fiorella Mannoia, hai seguito intanto il concerto, così ti, insomma, già capiamo se sei facilitata nella risposta. Teoricamente no, però ti posso aiutare. In linea generale, Stefania, erano comunque grandi amici e avevano fatto anche due tournée insieme, quindi ti posso dare questo aiuto. Fiorella Mannoia, Francesco De Gregori e Zucchero Fornaciari. Forza, Stefania. Francesco De Gregori. Gregori, brava Stefania. Vedi, non hai ascoltato, non hai visto il concerto, ma devo dire che sei stata Che non l'ho visto tutto, ma diciamo varie parti. Sei riuscita però a capire quale potesse essere ovviamente la risposta esatta. Sì. Ci sono dei brogli, ha ricevuto un SMS mentre ha preso tempo perché aspettava l'SMS dell'amico a casa. Effettivamente non si vede, ma c'è. C'è stato il magheggio della velocità. Molto pensi che questo voto sia falsato? Vabbè, io lo diamo buono, dai. Va bene. Allora Beppe, facciamo una cosa, ritorniamo fra un poco sul concetto Lucio Dalla, così chiudiamo un pochettino e ci arricchisce un pochettino di notizie. Qualche curiosità. Perfetto, inerenti alla carriera. Allora, io vorrei subito passare a Giuseppe che chiama la seconda casella. Vai Giuseppe. Sì, politica. Politica, sì, quindi sì. Cara Laura, noi ci spostiamo da Vassili Sortino. Venga Ernesto. Allora, busta per te, caro Giuseppe. Quale busta? Verde. Busta verde allora, per te, vediamo velocemente. Quanti punti fa? Esattamente 4. 4 punti, caro Giuseppe. Si può fare. Ma ovviamente devi tanto. Per poterli vincere devi assolutamente rispondere alla domanda esatta, che è questa. Vai Vassili. Allora, come tu ben sai ci sono state le elezioni. Quanti sono i parlamentari del Movimento 5 Stelle presenti tra Camera e Senato? Parliamo dei siciliani. Quanti sono? 15, 19 o 21? Io penso 21. No, signora mia, ha sbagliato. Sono 19. Sono per 19. Tutte signore sono per me. Non c'è. Ah, vabbè, ok. Allora, Vassili, ufficiale. Vogliamo dire qualcosa su queste elezioni? Sottolineare qualcosa? Guarda, io mi siedo un poco, anche Laura, ti siedi con me un attimino? Ascoltiamo.
l'età avanzata si sente uno, insomma. No, ma proprio due parole per dire cosa è successo in questa cioè adesso cosa succede, cosa si ci aspetta, ecco. Allora praticamente abbiamo invece del duopolio all'antica abbiamo il sistema tripolare, perché abbiamo il PD, il centrodestra e il centrosinistra, ma abbiamo anche questo fenomeno nuovo del Movimento 5 Stelle, che è il partito di maggioranza relativa. Il problema è che se in Parlamento c'è alla Camera c'è una maggioranza solida, tale non è in Senato. Quindi bisognerà scegliere un governo per formare una maggioranza, però nessuno vuole appoggiare, il governo dell'altro. Ho capito. E si verifica anche un'altra cosa, che il nuovo Parlamento si terrà il 15 di marzo, sì. Però il 15 aprile c'è la legge del Presidente della Repubblica nuovo. Come si ci metterà d'accordo? Non si sa. Lo so. Va bene. Insomma, le opzioni sono due. Si continua ad libitum con Monti, perché sì, teoricamente un governo ce l'abbiamo e ha ricevuto la fiducia da un Parlamento precedente, oppure si dovrà scegliere un nuovo governo, oppure terza opzione, si va tutti a casa perché non c'è una maggioranza effettiva. Va bene, abbiamo capito così in poche parole. Vai Maurizio, sì, stai facendo il rito? No, a parte il rito zumba 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 per fare il governo, sì? È chiaro, tutto il Presidente della Repubblica e tutto. Io ho la quarta soluzione, dottor Vassili, io la devo un po' così, un po' anticipo un po' i tempi. Ho la quarta pista anche lei. Sì, c'ho la quarta pista. La valigia è pronta. Casa, via, fuori dall'Italia, vai! Aspetta, muori. Ma dobbiamo andare fuori dall'Italia? Non noi o loro? Loro, fuori dall'Italia. Allora, facciamo un po' l'uno, dai. Andiamo veloci col terzo concorrente. Grazie. Arriva Chiara Costaiola. Chiara, casella per te. Io scelgo magia. Magia, ti butti nell'ignoto. Vediamo di chi è questa casella della magia. Secondo te di chi è questa casella della magia? Secondo me la casella della magia questa sera non arriva allo squillo come di solito, ma perché proprio è padrone di questo posto, che la casella magia, il Mago Iones. Buonasera. Mago Iones è troppo forte. L'ho anche detto corretto, Mago Iones. Siamo qui nella casella, è tutto importante. Sì. Ma voglio concentrare per questo, sono emozionato, mi vede piangere, incredibile. Ma se l'è guadagnata la casella, se l'è guadagnata. Allora, posso chiedere che colore vuole scegliere la ragazza? Puoi scegliere questo colore? Allora, quale di queste tre buste vuole scegliere? Ma perché non gliela chiede, cioè, lui direttamente? Mago Iones, cortesia. Io non posso fare tutte cose, io già sto facendo telecinesi, sto cercando di portare, a soluzione. Voglio portare ragazzi a letto. Ah no! Però, per cortesia, cose mie. Allora, sentiamo solo la voce dei concorrenti, vediamo se riusciamo a sentire la voce, perché noi non vogliamo abbandonarla nell'inquadratura. No. Vogliamo sentire la voce del concorrente che sceglie una busta, qual è? Verde, sentiamo la busta verde. Verde come... Bond, che punteggio ha? Il colore del tribunale. Come verde come il tribunale? No, il verdetto. Per cortesia, controlliamo perché... un buon numero. Ma non lo so, dica lei. 18! 18 come le sette meraviglie del mondo. Sì? È importantissimo, allora... Signorina, mi ascolti perché la domanda è molto semplice, deve seguire questo ragionamento. Allora, io vado in chiesa e ascolto la messa. Sì. Poi esco dalla chiesa, accendo la moto e la messa in moto. Poi vado in parruccheria e la messa in piega. Poi vado dall'elettricista, la messa in terra. In teatro, la messa in scena. La messa e le chiese. Le chiese, cosa le chiese? La domanda è se sono sette le meraviglie del mondo, sono Eolo, Mammolo, Numa Pompilio. Ma che c'entra? Mi scusi, ma cosa c'entrano le sette? Anco Marzio, manco per farlo. Manca per cortesia. Allora, la strada è quella giusta. Allora, la 1, la 2 o la 3? Scelga. Ma ha già scelto, mi scusi. Per cortesia, il gioco è mio. Allora, vabbè, la 1 è l'autostrada del sole, la Milano-Napoli. Se lo chiamata autostrada del sole perché ti metti gli occhiali e vai verso la 2 è la Napoli-Roma, sì. La 3. Qual è la 3? Sono tre le opzioni della 3. La Napoli sciacca, sì. La sciacca Campobello di Mazzara, sì. O la Napoli Reggio Calabria. Qual è la 3? La domanda è questa. Qual è la 3 di queste tre? Di queste tre? La 3 di confuso. Queste tre. Chiara? Sì, la 3. La 3. No, tre. Mi dispiace, no. È stata chiara, come me. Una cosa abbastanza chiara. Ha vinto 18 anni, ma la signorina. No, dico... Un applauso qua ci vuole. Scusi, Mago. Ma come ha fatto? Mago Iones, io! Ah!
Mago Ionis, scusi, Ionis. Mi scusi, io non ho capito alla fine qual era la risposta esatta. Cioè, allora, l'altra, neanche lui. La terza, insomma, la terza risposta. L'altra, che è la Napoli Reggio Calabria. Va bene, va che bene. Che va direttamente a Poggi Bonzi. Sì. Poi c'è un pochettino di confusione. È chiarissimo. Ovviamente parte poi, e infatti noi come casella ci penseremo la prossima volta a rimetterla dov'è, perché in effetti ci penseremo e ci pensa Romolo, che se ci lasciamo. va bene, vuole dire altro, vuole aggiungere altro prima? Vorrei dire una cosa bellissima, perché comunque io sono mago. Sì, e avevamo capito. Prevedo il futuro. Sì. Ci tenevo a dire che purtroppo Gaspare si è slogato la caviglia. Va bene. Una notizia importante. L'ha portato all'ortopedico? No. E perché, scusi? Perché è ortopedico lui. Ah, già lui è ortopedico. Quindi si è portato da solo. Va bene, non possiamo. Mi ha pregato. Arrivederci, Magoglionis, ci vediamo dopo. Iones! No. Io giuro che ci perdiamo. Va bene, allora. Noi a questo punto dobbiamo correre di nuovo e facciamo scegliere alla signorina Stefania Piazza un'altra casella. Stefania. Allora, sfida. Sfiga? No. Sfida. Ho capito sfida. Sei stato contattato. Va bene, allora, la sfida di questa sera è una casella nuova, appunto, ed è tra due giovani cantanti che appunto si sfideranno senza che realmente ci sia un vincitore. Il vincitore, tra virgolette, lo sceglierai tu, cara Stefania. Direi solamente chi ti piace di più. Ognuno di loro avrà una busta con un punteggio, praticamente come puntare su un cavallo. Ma questo lo vedremo fra pochissimo, dopo 30 secondi di pubblicità. Chissà, magari lo trovo così protettivo, intelligente, simpatico e che condivide i miei obiettivi di vita. Cerchi la persona giusta per te? Non tuffarti in chat improvvisate. Affidati all'esperienza di Meeting, l'agenzia per single, affidabile e professionale. Meeting, agenzia per single, a Palermo, in via Marchese Ugo 56, info 091 30 55 34. O cerca Meeting Palermo su internet. Valuta gratuitamente i profili Meeting. Se invii un sms al 329 30 59 526 con il tuo nome, sesso ed età, riceverai subito 3 profili selezionati per te. Meeting, la storia che aspettavi è proprio a 2 passi da casa tua. Ristorante Pizzeria Mestolo Magico. Vieni a gustare i piatti della nostra cucina. Menù fissi di pesce e non solo. Servizio catering per banchetti e cerimonie. Ogni giorno il giro pizza. Prenota la tua cena al Mestolo Magico e per i tuoi bambini la Magic House. Un baby parking con giochi gonfiabili per divertirsi e festeggiare i loro compleanni. A pochi passi dalla città in via nazionale 102-104, a Portella di Mare, Mestolo Magico e Magic House. La mia allegria. Quindi una sfida fra due concorrenti, e questa è la quarta casella che ha chiamato in questo caso Stefania Piazza, la quale chiediamo quale delle tre buste vuole assegnare al primo cantante in gara, diciamo in gara che si sfida, ovvero Salvatore Bolone. Quale delle tre buste, Stefania? Dunque, la busta verde. Busta verde per sì. Salvatore Bolone, eccola qua. Quale busta invece per Claudia, che è la seconda fucsia. Concorrente? Quale? Busta fucsia. Fucsia. Allora, fucsia per Claudia e verde per Salvatore Bolone. Io allora appunto assegnerò queste buste, dentro le quali c'è un punteggio. Alla fine delle loro due esibizioni tu dovrai scegliere qual è l'esibizione che ti sembra più essere attinente ai tuoi gusti. Scegliendo l'artista sceglierai un punteggio che è dentro appunto queste buste qui. Vai con la prima esibizione. Ascolta Stefania, Salvatore, vai. Ehi, parla in fretta, non pensare se quel che dici può far male, perché mai io dovrei fingere di essere fragile, come tu mi vuoi nascondere in silenzio mille volte.
sì, tanto poi tu lo sai, riuscirai sempre a convincermi che tutto scorre. Usami, straziami, strappami l'anima, fai di me quel che vuoi, tanto non cambia l'idea che ormai ho di te, verde con io dalle mille facce buffe. Bravo, 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 bravo. Vabbè, non possiamo esprimere giudizi né influenzare in questo caso la scelta di Stefani, anche se di sfida vera e propria non si tratta. Dobbiamo accelerare i tempi. Sì, perché? Deve venire a far visita all'ufficio igiene e c'è un problema di scarafaggi. Ah, è un bar con gli scarafaggi. Devo buttare il medicinale. Ah, posso suggerire sempre il rito apotropaico? No, quella li attira, quella li attira. Ma scusi, ma lei qualunque cosa succede ci fa questo rito apotropaico? Questo funziona. Ho capito. Funziona. Va bene, allora busta verde assegnata a Salvatore, la sto per dare, Salvo tieni in mano. Va bene, a questo punto io vorrei invece presentare la seconda persona che si scontrerà con Salvatore Bolone, che è invece già pronta al centro della piazza, Claudia Fazzello. Tu ti fai sfondare la fancy, tranti che rapper, rapping che non vuoi. For a destination, a relance clearly when a new one showed that the world rose me down. A brother round of man for whatever that means. It's when Christ and tides with lying up in you still getting a lot what's in my heaven. I am feeling a little peculiar. It's a red quick in the morning and I step outside and I take out the bird when I can't sleep. I have an eye, fever's up on my lungs, what's going on? And I sing, hey, yeah, 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 hey, yeah, yeah. I say, hey, and what's going on? And I sing, hey, yeah. Yeah, 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 yeah. I said, hey, what's going on? Grazie, grazie, grazie. Grazie a questa nostra seconda concorrente di questa casella nuova all'interno di un tabellone a 6, come sempre, caro Beppe e cara Laura, c'è una sfida che abbiamo voluto inserire proprio per dare diversità sempre a questa trasmissione, proprio per colorarla di cose nuove. Di movimento. Sì, e poi dico, le sfide ci stanno sempre, insomma, dal pubblico da casa ti fa sempre per uno o per l'altro. Abbiamo quindi ascoltato Salvatore Bolone con Mentre tutto scorre e abbiamo ascoltato Claudia Fazzello con WhatsApp. Vi ricordo che a loro sono state date due buste scelte dalla nostra concorrente Stefania Piazza. Stefania, dovresti dirci a questo punto qual è il concorrente che scegli, secondo ovviamente il tuo gusto musicale, e secondo te qual è appunto la canzone che più ti è entrata dentro il cuore questa sera. A chi fai vincere questa sfida, Salvatore o Claudia? Claudia. Allora, per te vince Claudia. Una scelta ardua, però per la tipologia di canzone, per anche la grinta, Claudia. Allora, un applauso alla scelta di Stefani. Ovviamente noi, per noi ovviamente erano due bravi cantanti, sia Claudia che Salvatore, che ovviamente ringraziamo ma che rimangono in piazza con noi. A questo punto dobbiamo però scegliere e vedere quanto è il punteggio tuo, perché a Claudia era affidata la busta fucsia. Claudia, apri la busta, vediamo quanto ha vinto Stefania. 17 punti, cara Stefania, 17 punti vanno per te e quindi il tuo bottino aumenta. In questo caso Claudia sei stata responsabile appunto del punteggio della nostra concorrente. Andiamo veloci veloci, voi rimanete appunto pure con noi. Prendo la cartellina, questa è la tua. Ecco. Buonasera, buonasera, buonasera. Attenzione al filo perché lei prima ancora di entrare in scena sì, mi si catapulta. Ho venduto un poco di roba, ciao, saluto a tutte.
tutti che rispondono la stessa cosa, mi dice tutta una cosa. No, amico, c'è crisi, c'è crisi. Questa è la verità. Dico, se lei... io becco questa che si chiama crisi, che gira in mio posto e ci faccio uno culo così. Quanto vende un accendino? Questa crisi. Cosa vuole... Quanto vende accendino lei? Un euro. Posso prendere? Posso... Sì, puoi prendere. Attaccato accendino. Ma lei, scusa, è un truffatore. Io non stavo dire. Io voglio dire una cosa. Sì, dica. Sentito di parlare di votazione, tutti che parla di votazione. Io andate e sentito parlare di votazione con Porcello. Ah, sì. C'è il Porcello. Porcello. Io ho andato in un seggio per votare con questo. Col Porcello? E non ho fatto passare. Perché? Perché? Non ho fatto passare con questo? Non è Porcello. Questo è un. Porcellone. Non c'entra con le. No, quella è un'altra cosa. Il Porcello è un'altra io cosa. Io ti voglio offrire una cosa, amico. Mi vuoi offrire una cosa? Questo è un frutto che cresce in deserto di Sahara. Tu lo devo mangiare? Sì, assaggia, prego. Assaggia. Io non mi fido. Poi nel deserto del Sahara. No, che. Prova, questo è buono, che... no, non ti piace? No. Come non ti piace? Ha un retrogusto, qualcosa di cosa strano. Hai sentito tu, dito? Non so cosa strana. Vabbè, datteri, no, non sono datteri. Scusi, ma in deserto cosa cresce? Cosa cresce in deserto? Perché è arido il deserto? Sì, è una cosa... Infatti questo cresce dove piscia cammello. Io ti voglio dare una premio a te. Guarda, una porta fortuna. Queste le porta fortuna di Marocco. Questo è una lama, no? Sì. Di porta fortuna di Marocco, una lama. Questa però lama ha un problema grande. Sì, qual è il problema? Sputa. Ha sputato. Io è innamorato di te. Tu vuole venire? Tu vuole venire con me? Io ti fa passare una bella giornata. Per favore, vieni con me. Io è innamorato. Chiedi, non mi dire no. Quanto cammello. Se tu vieni con me, io ti giuro che sparecchio tavola la sera quando. Se tu vieni, con me, mi sposa, io ti fa uscire no, con amiche. Sposa troppo... troppo impegnativo. Chiedi quanti, no, cammelli da in cambio, insomma. Vedi, tre, va bene quattro cammelli. No, alza 10 cammelli. 20 cammelli ti do. Alza prezzo. Vieni con me, ti prego. Guarda, ma nemmeno. Ma senti, ma me la lascia stare, la conduttrice. Ma che già. Perché già nessuno vuole venire con me? Ma senti, ma se vado a vendere i suoi capelli da un'altra parte. Scusa. Va bene, quanti io allora decido una cosa. Le do Gagliardo, lei quanti cammelli mi dà? No, ma non ho capito, ma perché Gagliardo? Per lui. Una cammella e mezzo. Mi sta bene. È anche malato. È anche malato. È commestibile la carne di cammello. È buona carne di cammello. Si può mangiare. Va bene, signore, io ho deciso una cosa, visto che lei non vuole venire con me. Io vado da mia amica in tangenziale, così con lei posso fare porcellum quanto voglio. Grazie cugino, saluto vada, a tutti, vada, arrivederci, vada, grazie, cambi piazza. Allora corriamo subito perché arriva l'altra casella, chiamiamo Giuseppe se non erro. Giuseppe, sì. Velocemente, a me ci vorrebbe un miracolo. Comunque scelgo blog. Scegli blog, quindi sì. Andiamo sul tavolino e parliamo con Vincenzo. Vincenzo Parisi, che ha questo blog appunto Art, cioè, in Art Vogue, giusto? Yes. Noi però prima vediamo un servizio che è stato curato da te. Vediamo questo servizio. Nuove tendenze, nuovi stili, pronti per essere sfoggiati dalle amanti del fashion, sono stati proposti nella settimana della moda milanese dagli stilisti più influenti del pianeta per il prossimo autunno-inverno 2013-2014. Abiti da sogno e silhouette eleganti per il colosso italiano dell'alta moda Gucci. Lunghi abiti dai tessuti eleganti e regali, invece, donano alla donna di Alberta Ferretti uno stile unico ed inimitabile, per non parlare dello stile ispirato alla Sicilia devota di Dolce & Gabbana. La parola d'ordine per la prossima stagione invernale è reinventare, quindi sbizzarrirsi al meglio con abbinamenti e mix di tessuti e colori diversi. Al top, tendenze come lo stile orientale di Jazz Cavalli, gli anni 50 di Prada, il punk chic di Moschino e il rock di Versace. Tessuti come lana e panno di Bottega Veneta aiuteranno nelle rigide giornate. Per non parlare delle pellicce, grandi protagoniste del prossimo inverno riproposte in tante nouns e colori. Sensuale e femminile, la donna del futuro, ricercatezza, stile ed eleganza, le parole d'ordine. Servizio, devo dire, abbastanza interessante su queste sfilate milanesi, no Vincenzo? Madonna, autunno-inverno 2014. E invece adesso facciamo, prima di parlare di curiosità invece di questa primavera-estate, facciamo velocemente scegliere la busta al nostro concorrente. Giuseppe, se non ricordo, sei tu? Sì, sì. Tre blu. Buste per te, scegli il colore. Blu. Blu? Allora, sì. Già scelta? No, l'ha scelta ora. Punteggio è 2 punti. Ascolta questa domanda, ovviamente saranno tue se rispondi esattamente. Allora, lo stile Moschino
per la prossima stagione autunno-inverno 2013-2014 come sarà? Quindi ti do tre stili: punk chic, rock o romantico? Giuseppe? Rock. No. Quale sarà invece? Punk chic. Punk chic, Giuseppe, ovviamente in questo caso non saranno tuoi due punti e andranno al concorrente accanto. Quindi in questo caso sarà Chiara a usufruire dei due punti. Volevi dire qualcosa, Maurizio? Io non vedo l'ora come Beppe. Beh, io guarda, vestirmi proprio punk chic. Punk chic. Come si vesterebbe lei? Vincenzo, lei come si vesterebbe punk chic? Qualche minima spiegazione, perché noi non abbiamo idea proprio. Io più che punk chic sarei un punk sciocco proprio. Allora Vincenzo, qualche dettaglio sul punk chic, ecco. Sì, allora immaginate quelle stampe scozzesi, quindi il tartan, no? Il kilt scozzese, sì. Abbinato con qualcosa di luccicante, comunque qualche dettaglio gioiello. E vado a prenotare chic. Subito. E andiamo subito, andiamo subito. Prendine due taglie, cos'è? Una per me, il pancicchio è un tascio. Ecco, no. Vassili ha decretato che, devo dire, questa sera ha messo sul suo seggiolino a mo' di... Seggiolino? Non so. Sì, seggiolino. C'è il seggiolino, si è messo lì come se fosse... Tanto, posso vedere. Ci manca solo la scritta toilette e poi mi sembra perfetto. Dai. Allora, 5 veloci idee su quelle che sono la primavera estate donna 2013. Vai Vincenzo. Allora, vedremo le righe verticali, quindi non orizzontali, perché okay, allargano. Perfetto. I volant. Sì. Poi i colori fruttati come rosso lampone o verde kiwi. Sì. E il kimono. Il kimono, quindi un po' giapponese. Le strisce verticali un po' stile poi Juventus o anche un po'. Sì. L'antenna non mi via bene, insomma, e vedo le righe. La 5. E poi la quinta, smoking rivisitato. Quindi smoking rivisitato. Sì, perfetto. Lei. Ce ne leggerei altri 5 nella parte finale, anche perché Vassili è molto interessato a questo argomento moda. E invece io so che a questo punto c'è una rubrica che è stata sempre comprata all'interno della nostra trasmissione ed è ne padrone. Un venditore. Lui pensa, la rubrica si chiama Non solo pizzo, se non erro. Vediamo in collegamento con noi. Buonasera. Volevamo capire di cosa si trattava, ovviamente. Perché sì, insomma, non solo pizzo, volevamo ancora capire. Non lo vediamo. Eccolo qua. Sì. Un attimo soltanto. Buonasera. Sì. Va bene, ok. Sì. Ma no. Sì. Ma buonasera. Buonasera. Ma che voce ha? Sembra... Si è inghiottito il fischialetto. Il fischialetto? Il fischietto? Non lo so. Mi dica. Scusi, non è credibile. Comunque. Ma non è credibile? Lo so, anch'io, me lo dicono tutti, sei incredibile, lo so. Sono qua, questa nuova rubrica, io praticamente... Ma cosa vende, scusi? Con la mia famiglia chiediamo il pizzo. Come chiede il pizzo? Scusi, cioè lei lo dice così davanti a tutti? No, non vorrei che si alludesse a qualcosa di pericoloso, no. Chiediamo, entriamo... Ci spieghi meglio a questo punto, perché noi abbiamo bisogno... Ci sono bisogno tanti tipi di pizzo, come possiamo vedere, tanti prezzi. Certo. Che sono accessibili a tutti. Tu vai, entri in un negozio e dici: buonasera, lo paga il pizzo? Se dicono no, gli facciamo shampoo e capelli. Però punterei molto sul pizzo, gli facciamo capire che ci teniamo, che ci sta bene il pizzo. Perché, scusate, che tipi di pizzo ci sono? Sì, cioè, che cosa succede? Pizzo, io ne vedo uno, per esempio, da 6.000. Dipende che attività c'hai. No, dipende anche lei che impiegati c'hai. Sì? Perché fare tanti pizzi a tante persone, certo, magari uno ci sta male, allora che so, gli aggiustiamo. Però chiediamo così, con tutta la famiglia. Quindi è un impegno questo qua. Dipende, che devono ogni mese devono dare 6.000 euro. È proporzionato. Diciamo. Sì, è molto proporzionato. È un pizzo proporzionato. Mi piace questa cosa, per la pizzo proporzionato. Cioè, è un nuovo slogan, cioè, quindi le ho dato anche l'idea, un nuovo slogan. Se vuoi proporzionare il pizzo, paga subito, se no t'ammazzo. Come pizzo, però, pazzo. Certo. No, ma volevo capire, cioè, esempio, questa storia che io sento dire dell'Attac, c'entra niente con la vendita del suo pizzo? Cioè, volevo la capire. Dovete smettere. Io, scusi, innanzitutto non ho capito, lei mi parla di pizzo in quel senso là o mi parla di qualcuno in effetti che fa il pizzo e che dunque crea una coreografia facciale? No, ecco. No, siamo barbieri a domicilio. Con il vecchio rasoio di una volta. Certo, cioè lo mettiamo qua. E già che fa lui il pizzo. Pelo e controllo. Pelo, sì. Praticamente. Sì, ci vuole pelo, quello è l'estetista. Abbiamo pure l'estetista che chiede 15.000 euro. Addirittura. Ma io voglio parlare per lui, scusa. E quindi se non vuoi voglio magari... essere assunta. Dimmi. Chi sei tu? Io che faccio? Ce l'hai il pizzo?
Sì, guarda, veramente lui proprio c'ha il pizzo. Pepe, mi guarda, devi 10.000 euro allora. No, adesso lo bello sale e pepe, posso fare pure l'insalata. No, non mi devi se vuoi continuare così mi devi 10.000 euro. Va bene. Scusami, aspetta, io faccio radio e so quanto è importante la voce. Hai radio esattamente in che zona, scusa? No, no, non ti interessa. La zona non ti interessa perché lui il pizzo già ce l'ha. Non ci interessa il tuo pizzo. Allora, volevo chiederti se hai avuto qualche problema proprio per la voce, qualche esperienza, non so, dopo quante volte ti hanno creduto quando arrivi dai tuoi clienti? No, beh, perché non sono credibile. Pagami il pizzo! E quelli si spaventano. No? Cioè, viene la strizza con una voce del forse genere. Anche per non ascoltare questa scusa, voce pagano subito. Ma io vorrei capire, è un lavoro che viene fatto immediatamente? Cioè, lei riesce a lavorare velocemente? Cioè, riesce a fare tanti pizzi in un giorno? Cioè, come sì, funziona? Sì, tutta la zona mi faccio! Ah. Tipo, scelgo una via, mio fratello entra in un locale, l'altro mio fratello in un altro, accucchiamo i soldi! Sì. Accucchiate proprio. Sì. No, e spariamo, non sparite. Spariamo. Signor Pizzo, come si chiama poi il signor Pizzo? Come si chiama? Ce l'ha un nome? Non ce l'ha. Ignazio mi chiama. Ignazio. Credibilissimo proprio. Ignazio. Vedo. Senta, vedo anche... direbbe mio nonno, ma sai che tutti un fiscaletto. E io, tuo nonno dove l'ha comprato il fiscaletto? Signor... Io vabbè mi... no, dove Ignazio... l'ha comprato lei, mi scusi. Signor Ignazio, Ignazio senza la I. Ignazio. Ignazio. Più credibile. Cioè, ma non perché non deve mettere il partito di Siviglia in imbarazzo? Che poi si mette in imbarazzo. Io non ho capito di minacciare. Ma qua parliamo di barbiere. Cioè, io parliamo ho capito... di taglio e capelli. Va bene. Allora, non usura, deve dire... ma non... usura. Ah, allora niente. No, se c'è caldo, usura proprio. E quindi rinfreschiamo noi, va bene. Va bene, va bene. La salutiamo. Salute, prima di tutto. Allora, buon pizzo. Vabbè, arrivederci. Vado a controllare i maghi che cosa combinano. Vabbè. Arrivederci. Che voce, per favore. Arrivederci. Dai. Sì, sì. Va bene, che bella voce, che bella voce sensuale. Allora, le posso chiedere una cosa? Sì, mi dica. Dove l'ha trovato il signor Ignazio? Allora, ma comprano degli spazi all'interno della trasmissione. Ah, li comprano? Sì, li comprano all'interno della trasmissione. O è lei che ha dato? No, non si è capito. Allora, mi hanno detto che avrebbero fatto a noi, avrebbero aggiustato i capelli. Fatto quindi la trucco e parrucco in cambio di questo spazio questo all'interno della televisione. Va bene, io vorrei ascoltare velocemente un'altra canzone e poi arrivare alla sesta casella che chiamerà chi? Chiara, se non erro, giusto? Va bene, Chiara, ti rimane l'ultima casella, però prima ascoltiamo un po' di musica. Just a still town girl on a Saturday night, looking for the fight of life. In the real town, we're not Susie at all. The ocean's crazy. We can read those to that beat of heart. Change a moment into life. She is danced into that dangerous zone. When the dancer becomes the dance, it can cut you like a knife. If the gift becomes the fire, all the wild stuff between us, what will be? She's a maniac, maniac on the floor. And she's dancing like she's never danced before. She's a maniac, maniac on the floor. And she's dancing like she's never danced before. Bravi, 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 bravi. Quindi arriva la casella, l'ultima casella. Posso da scegliere, Chiara? Sì, sì, gioco. Dimmi qualcosa. A chi era dedicata questa maniaco? Ne abbiamo tante qui in zona. Possiamo chiedere ai cantanti a chi era dedicata? Voce. Beppe ha una bella voce, sì, mi dicono. Sì. Mi dicono che Beppe sì, ha una bella voce. Ho cantato anch'io questa canzone perché appartiene al tuo repertorio. Va bene, allora noi ascoltiamo Chiara, che ovviamente deve chiamare l'ultima casella in gara. Chiara, che? Giallo. Noi vediamo un attimino e ci colleghiamo con questi due strani detective. Ascoltiamoli. Basta! Bisogna fare luce e chiarezza! Bisogna fare luce e vederci chiaro! Ispettore, ha cominciato a sollevare solo occhiali, ispettore! Ma non dica sciocchezze, io ho bisogno del mio Harry! 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 Ispettore, io ci sono, qui! Chi è lei? Io sono la signora in bianco!
Ma non era la signora in giallo? No, la signora in bianco, perché sai che non prende. Ma la smetta! Hanno ucciso Pottenberg e hanno preso. Hanno preso anche l'assassino! Ah, e allora non c'è che ci stiamo a fare, ispettore! Dobbiamo scoprire l'età del cadavere! Ah, l'età ce lo dico io, ispettore! Adesso che abbia 130 anni. Ma la smetta! Dobbiamo seguire le piste! Ah, tre piste ci sono, ispettore. C'è la pista ciclabile, la pista riciclabile e la pista decappottabile. Ma smetta! La pista che lei conosce, ah, forse sì, la dica. Quanti anni ha il nostro cadavere? Se l'assassino ha 66 anni e il cadavere ne ha la metà, più la somma delle cifre dell'anno in corso, rispondi! 38, 39, 40! Tombolo, ispettore! Alla smetta, Massimo Terno! Eccoci qui con questi due strani ispettori di polizia, l'ispettore DJ Rick e la signora in bianco. Allora, tre buste per te, Chiara, quale scegli? Scelgo la blu. La blu. Sei sicura, Chiara? Sicurissima. Cambio? Guarda, il gioco delle tre carte. È il gioco dei pacchi. Questa... È il gioco dei pacchi, che ne so. Apriamo questa? Sì, apriamo questa. Vabbè. Scelta. Perfetto, okay. Vediamo per quanti punti giochi. Attenzione. Chiara. Posso guardare quanto... Vabbè, no, non lo guardo, dai. Attenzione, perché tu giochi per 5 punti. 5 punti. Ecco. Quindi... qua. Ti do di nuovo le tre risposte alle quali ovviamente tu dovrai dalle quali ovviamente dovrai sceglierne una. 38, 39 o 40? Quanti anni ha questo cadavere che i nostri ispettori hanno davanti a sé? 39. 39 la risposta mi sembra che sia esatta. Esatta. Perfetto, possiamo a questo punto chiudere questa prima parte e dire, mi sa che di dire ciao a Giuseppe. Ciao Giuseppe, grazie per aver partecipato con noi. Grazie e a voi. Invece vanno nella parte finale, al rush finale, le due fanciulle Chiara e Stefania, che ritroviamo fra pochissimo. E mi raccomando, non cambiate il canale, perché scendo la prossima continua. Chissà, magari la trovo così, sensibile, ambiziosa e socievole e che mi sappia ascoltare. Cerchi la persona giusta per te? Non tuffarti in chat improvvisate. Affidati all'esperienza di Meeting, l'agenzia per single, affidabile e professionale. Meeting, agenzia per single, a Palermo, in via Marchese Ugo 56, info 091 30 55 34 o cerca Meeting Palermo su internet. Valuta gratuitamente i profili Meeting. Se invii un SMS al 329 30 59 526 con il tuo nome, sesso ed età, riceverai subito tre profili selezionati per te. Meeting, la storia che aspettavi è proprio a due passi da casa tua. Ristorante Pizzeria Mestolo Magico. Vieni a gustare i piatti della nostra cucina. Menù fissi di pesce e non solo. Servizio catering per banchetti e cerimonie. Ogni giorno il giro pizza. Prenota la tua cena al Mestolo Magico e per i tuoi bambini la Magic House. Un baby parking con giochi gonfiabili per divertirsi e festeggiare i loro compleanni. A pochi passi dalla città in via nazionale 102-104, a Portella di Mare, Mestolo Magico e Magic House. La mia allegria. L'influenza fa cambiare le mie fantasie, le modifica e poi le rimodella d'arte. Non sono stato mai capace di decidere cosa meglio sia e cosa definire male. Mi servirebbe sapere se l'altra notte quando hai detto che sei stata tanto bene eri sincera oppure hai avuto solamente una parentesi di un'ora, pure
è scarsa. Non mi va di privarmi della calma e farmi male, farmi male, farmi male, tanto male. E farmi male, farmi male, farmi male, tanto male. Mi servirebbe sapere la strategia per aggirare tutte quante le barriere e quale sia la strada giusta per giustificare il male ed alleviare il dispiacere. Mi servirebbe saperlo quanto prima e farmi male, farmi male, farmi male, tanto male. E farmi male, farmi male, farmi male, tanto male. E farmi male, farmi male, farmi male, tanto male. Farmi male, farmi male, farmi male, tanto male. Grazie. Wow, 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 wow. Bravo. Grande Ernesto, grande. Canzone ma... difficilissima, sì, sì, bravo. Difficile, difficile. Io non trovo il mio microfono, parla tu Maurizio. No, ce l'hai qua, guarda, eccolo qua, questo qua. Eccolo qua, l'abbiamo. Sì, questo lo do a te, perfetto. Questo cambio di microfoni è fantastico. Maurizio, avevi qualcosa da dire? Sì, volevo dire dopo qualcosa... farmi male, vediamo se ci fai male anche tu. No, perché, no, no, io per carità non vorrei farvi assolutamente male, poi mi chiedete i danni, insomma, non ho come pagarvi. Allora, stasettimana è successa una cosa incredibile, insomma, qualche giorno fa è successo nella Bassa Mantovana, in Italia. In Italia, Lombardia, quindi? C'è una donna trovata a letto il proprio marito con una bambola gonfiabile. Ah sì? Cioè, dopo, sì, e dopo tanti anni? Ma dopo 23 anni di matrimonio, questa donna, cioè, aveva qualche dubbio e sospetto, mio marito non mi pensa più, non mi vuole più, insomma, e ha capito che c'era qualcos'altro. Alla fine ha scoperto che appunto lui... scusate il termine, se la faceva con una bambola gonfiabile. Vabbè, insomma, la realtà era quella, insomma, vabbè, ma... ha chiesto e ottenuto il divorzio. Ah, che notiziona, notiziona del resto, insomma. Notiziona. Però dico, meglio la bambola gonfiabile, ma, no? Dico, io meglio la bambola gonfiabile che non... Però, no, vabbè, no. No, no, ma la cosa triste è che questo uomo, finito, insomma, questa performance, sì? Sgonfiava la bambola. La metteva dentro il vano ruota di scorta dell'auto. E se la portava? No, la portava in giro così. Quindi immaginate pure un po' lo schifo. Ah, tipo andiamoci a prendere un no, caffè. No, ma la sgonfiava, la ripiegava, la ripiegava. Poi per rigonfiarlo usava la pompettina lì per rigonfiare i canotti praticamente. Ah, quindi è una cosa assurda. Allora, secondo me la moglie si è insospettita perché ha trovato in un armadio una marea di guarnizioni. Perché aveva problemi. Sì, secondo me anche il riparava in continuazione. Rappezzi vari, insomma. Però tutti si sono chiesti, ma era una bambola o un bambolo? Perché molti hanno detto... Di solito è una bambola, di no? Di solito è una bambola. Sì. E invece, signori miei... Tu come lo sai, scusa? di solito è una bambola. Dico... No, no, brava Laura. Scusa, brava. La domanda è pertinente. Brava Laura, perché è qui che voglio arrivare. Forse non tutti sanno che è nata, eccola qua, non so se... Eccola qua, ti puoi inquadrare. Popi! Che cos'è questo è, ma dove vai se il bambolotto non ce l'hai? Popi e al resto ci pensa Ernesto. Se la fate rivedere, grazie, eccola qua, e al resto ci pensa Ernesto. Questo io sono scioccato perché noi con i nostri potenti mezzi di Scendo alla Prossima siamo andati in questo garage dove questo uomo è un bambolotto che ha le mie sembianze. E vabbè, ho capito, si vede che questo signore è rimasto impressionato, attratto da questo bambolotto a forma di giochi Ernesto. Preziosi giochi preziosi. Allora ritorniamo in gara, attenzione suspense, perché io ho bisogno ovviamente che i nostri due concorrenti, che dovranno rispondere su domande del 1990, ovviamente domande che sono state formulate da tutti i residenti di questa piazza, in più anche da Andrea Tutto il Mondo, che di solito si occupa di cultura e informazione, è seduto su questo tavolino, quindi dico, le domande sono di tutti loro e voi dovete rispondere a 10 domande, mi raccomando, dovete rispondere a queste 10 domande in 2 minuti di tempo. 1990, la prima in gara, se non erro, è Stefania, deve scegliere una di queste buste, arancio o questa chiara? Insomma. Arancio. Siamo pronti per iniziare? 10 domande, dovrei rispondere sì o no. Vediamo chi delle due riesce a raggiungere un bottino più alto. Siamo pronti? Suspense. Via al tempo. Nell'ottobre del 1990 viene assegnato il premio Nobel a Gorbaciov, sì o no? Sì. Esatto, sempre in quell'anno il pianeta raggiunge una popolazione di 6 miliardi 240 milioni, sì o no? Sì. Sbagliato, era 5 miliardi e 3. Nel 1990 vince l'Oscar come miglior film straniero Nuovo Cinema Paradiso, la regia di Gabriele Salvatores, sì o no? Sì. Sbagliato, era Tornatore. Si sposa Nelson Mandela nel 1990, sì o no?
Sì. Sbagliato. Un'impiegata 21enne, Simonetta Cesaroni, fu assassinata in via Poma. Sì o no? Sì. Esatto. Microsoft lancia Windows 7. Sì o no? No. Esatto. Danza coi lupi è il film di Kevin Costner che vince 7 Oscar. Sì o no? Sì. Sbagliato. E balla coi lupi. Il russo Gasparov conserva il titolo di campione del mondo di scacchi. Sì o no? Sì. Esatto, il 18 agosto viene interrotta la produzione dei 45 giri perché non veniva più richiesta nel mercato, sì o no? No. Sbagliato, il 17 giugno l'Organizzazione Mondiale della Sanità elimina la voce omosessualità dall'elenco malattia mentali, sì o no? 17 giugno 1990. No. Sì o no? No, esatto, perché la vera data è 17 maggio, quindi possiamo dire che Stefania ha raggiunto quale bottino? Ha raggiunto 5 domande esatte. Cara Stefania, penso che possa anche starci, ragazzi, 5 domande. Non ne facciamo passare questo momento così, perché passiamo subito al secondo concorrente, quindi Chiara, che dovrà rispondere sempre a 10 domande dal 1990. Chiara, sei pronta? Sì. Suspense, musica, via. Al cinema esce l'ultimo film di Fellini, La voce della luna, con Benigni e Paolo Villaggio, sì o no? No. Sbagliato, invece sì. Il campionato mondiale di calcio del 1990 è stata la 15ª edizione, sì o no? No. Esatto, era la 14ª. Il 2 settembre l'Iraq invade il Kuwait, avviando l'iter che portò alla guerra del Golfo, sì o no? Sì. Sbagliato, il 2 agosto. Il disco che vende di più nell'edizione di Sanremo 90 è Vattene Amore, sì o no? No. Invece sì. Il mondiale di calcio si aprono con Italia-Camerun, sì o no? Sì. Sbagliato, e Argentina-Camerun. Nascono i primi modelli di orologi destinati a far moda gli hip-hop, sì o no? No. Esatto. Uomini veri, la canzone dei Pooh che vince il Sanremo del 1990, sì o no? Sì. Sbagliato, Uomini soli. Nel 90 viene chiusa dai turisti per 11 anni la Torre di Pisa, sì o no? Sì. Esatto. Il campionato del mondo d'Italia nel 1990 ebbe inizio l'8 giugno, sì o no? Sì. Esatto, ultima domanda. Viene inaugurato il più grande McDonald's al mondo negli Stati Uniti nel 1990, sì o no? No. Esatto, perché in verità viene inaugurato in Russia. Adesso mi comunicano quante risposte esatte. Pareggio, Chiara e Stefania pareggiono. Hola, a questo punto si prendono in considerazione i punti di accesso al rush finale. Stefania aveva totalizzato 33 punti, mentre Chiara 29. Quindi la puntata di oggi, scendo alla prossima, è vinta da Stefania Piazza. Grazie. Brava Stefania, ma tanti complimenti anche alla nostra altra, concorrente che si chiama appunto Chiara Costaiola. Grazie Chiara per aver partecipato con noi, sei arrivata proprio alla fine. E ringraziamo anche Giuseppe che ci ha lasciato nella prima parte. A questo punto ci ha lasciato. Ah, che ora sono i funerali, scusa. Salutiamo in nostra Giuseppe compagnia, Locati. È stato con noi Maurizio Gagliardo, Radio One. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao Mauri. Beppe Schillaci, Radio Palermo Ciao Centrale. Ciao Beppe. Vi saluto dopo, alla fine. I nostri due sfidanti di questa sera, Claudia Fazzello e Salvatore Bolone. Ciao ragazzi. Il nostro edicolante, Vassili Sortino. Ciao. E invece il nostro affezionato di moda col suo blog Art in Vogue, giusto? Sì, Vincenzo. Il nostro Vincenzo. Parisi. Ciao a tutti. Io ringrazio Laura Mannino e invece so che a questo punto c'è anche il critico. Il nostro critico che a questo punto dovrà dirci il quadro che ha davanti a sé, insomma, che cosa rappresenta. Buonasera critico, buonasera. Ah, eccolo qua, eccolo. Buonasera. Qua. Che bella realizzazione, che bella realizzazione. È straordinario, questa è l'ultima cena. C'è una cosa, 1494-1498, 4 anni per la realizzazione. Scusi, quanto tempo? 4 anni per realizzare questo affresco di Leonardo da Vinci. Ma è un affresco, scusi, ma non è che per caso, ho visto anche quello che è successo all'inizio e l'avevo vista un attimino così, davanti a un foglio con una penna, non è che per caso è stato lei a fare questo quadro? Non insegniamo, cioè, è un critico, non è un... Per cortesia, queste sono cose diverse, questo è un quadro, è una rarità, 4 anni per la realizzazione. Quattro anni. Spiego anche perché Leonardo stava dipingendo la tavola apparecchiata, c'erano gli apostoli che mettevano un piatto di carne e se lo mangiavano. Allora ragazzi, e ricominciava, disegnava, poi si levavano le cose, quindi questo è stato commissionato a Ludovico il Moro.
Sapete che Ludovico il Moro, no, sì, quello che aveva il locale a Palermo, bellissimo, il Moro, che altre volte collabora Santa Maria delle Grazie, esposto a Santa Maria, grazie, prego, esposto e commissionato anche da Ludovico Sforza, famosissimo Sforza perché è una famiglia di stitichi, stitici. Stitichi o stitici? Cacavano lo stesso, no, difficilmente, per cortesia, è bellissimo, se tu vedi tutti là, l'ultima scena perché Giuda, che si vede che è il ritratto più scuro, sì, praticamente sì, è stato il tradimento di Giuda, perché alla fine dovevano pagare il conto, il Signore fa: Gesù, Giuda, devi pagare tu. E Giuda: ho solo il bancomat. Ora, siccome in quel periodo non sapevano cosa fosse il bancomat, dice: come paghi? Non lo so. E quindi sono stati fermi, che non, non si sono mossi più da lì. Ah. Infatti a posto lì, cioè a posto lì, non si ecco perché. Quindi questo quadro lo vendo 75.000 euro e 84 centesimi e solo per la prima telefonata faccio uno sconto e tolgo gli 84 centesimi. Ah, solo per la prima? Sì. Perché tutte il resto delle telefonate pagheranno per intero, scusa. Per intero o per intero o parzialmente. Scremato. E quindi sì, giù, ricordiamo gli apostoli che sono Andrea, Filippo, Bartolomeo, Giuda, sì, Giacomo Maggiore, via Ruggero Settimo, via Arrivederci, signor Critico, Corso arrivederci. Arrivederci, alla arrivederci. Prossima, arrivederci. Non abbiamo in questo momento possibilmente, possibilmente ci presenti qualcosa di più serio la prossima volta. Un po' volta. Di pop art. Ecco, infatti, un po' di pop art. Allora, mi piacciono pop art, mi racconto una quarta possibilmente. Ora sì, vedo di organizzarmi per una pop art buona. Mi piace questa pop cosa. Pop art, Critico, forza, avanti. Bravo. Grazie, 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 ci vediamo la prossima puntata. Ciao. Grazie, salutiamo anche i nostri musicisti Salvo Cacioppo e Ilenia Ilarda. Grazie. D'inverno il sole è stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. Notte adesso scende con le sue mani fredde su di me. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza. Forse allora sì che t'amerei. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più. E s'alza il vento, un vento freddo, come le foglie, le speranze buttan giù. Ma questa vita cos'è se manchi tu? Grazie, grazie, grazie a tutti, ci ritroviamo la prossima volta sempre in questa piazza, perché scendo alla prossima continua. Ciao, grazie, ciao, di essere stati con noi, grazie. Oggi porterò con me tutta la mia allegria.